Ben trovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi informa sulle attività del Consiglio regionale della Toscana, gli effetti della pandemia sul settore della cultura e degli spettacoli entrano in aula. È stata approvata con voto unanime la legge che prevede misure di sostegno al settore appunto della cultura e dello spettacolo, in particolare ai lavoratori autonomi dello spettacolo, in arrivo 1 milione di euro. 1 milione di euro a sostegno dei lavoratori dello spettacolo. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità, durante l'ultima seduta, la legge che prevede misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento, d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, ha come obiettivo quello di dare sostegno ad una categoria fortemente penalizzata dall'interruzione dell'attività determinatasi a seguito della pandemia. Devo dire che la mia commissione e anche io personalmente stiamo facendo una campagna di ascolto degli operatori del mondo dello spettacolo, perché è una categoria che ha subito un forte danno dalle misure restrittive, inevitabilmente dalle misure restrittive dovute al Covid. E nell'ascoltarli sono emerse alcune criticità che la legge nel suo impianto originario, diciamo, non risolveva. Una era quella dei codici Ateco come elemento di requisito dei partecipanti alla richiesta di contributo, e l'altro era questo massimale veramente basso. Poi vedremo, perché se saranno molti è chiaro che la cifra potrà essere anche molto inferiore, ma darci la possibilità di alzare un minimo fino a 3.000 euro il contributo ci sembrava doveroso. Il punto dei codici Ateco invece è fondamentale, perché molti degli operatori del mondo della cultura non hanno il codice Ateco e si tratta di attività che hanno una forte riconoscibilità, sono lavoratori impegnati nell'ambito dello spettacolo che non necessariamente hanno dei percorsi di riconoscimento giuridico formale come altre attività. Quindi questo ci sembrava importante. Un altro elemento di correttivo, un'altra emenda che abbiamo fatto al testo originario, è stato l'inserimento del riferimento alla creatività toscana, non soltanto alla identità culturale, diciamo così, tradizionalmente intesa, perché c'è tutto un patrimonio di creatività che è davvero elemento di identità per noi, ma che magari non ha a che fare con quella che solitamente si chiama l'identità tradizionale toscana, vale a dire non soltanto il tema della riconoscibilità dei luoghi, delle tradizioni, ma anche un patrimonio di lavoro creativo che in questa regione ha avuto un riconoscimento e uno sviluppo davvero singolari. Anche in questo caso abbiamo in Ufficio di Presidenza elaborato un testo contributo ai lavoratori autonomi dello spettacolo, ennesima categoria di fatto poco o nulla considerata dai provvedimenti di ristoro nazionali. Molti sono i soggetti dello spettacolo che versano in situazioni veramente difficili e questo non lo possiamo accettare come istituzione regionale. Ecco perché attraverso i risparmi dei costi della macchina del Consiglio regionale abbiamo deciso di venire incontro a questa categoria. 1 milione di euro, ci saranno finalmente dei contributi anche a questa categoria, un segnale importante. Abbiamo anche firmato degli emendamenti presentati dalla quinta commissione per far sì che il testo potesse essere ancora migliore. Si sta facendo un buon lavoro di squadra, dal mio punto di vista occorre veramente lavorare tutti insieme per aiutare le persone, questo è un po' quello che ci chiede il mondo esterno. Conserviamo i nostri ruoli, le nostre differenti posizioni, però in questo momento, almeno nell'aiutare chi è colpito dall'emergenza, dobbiamo essere uniti. Una misura straordinaria che consente di aiutare molte persone che operano in maniera non professionista nel settore della cultura, dello spettacolo, ma che fanno di questa integrazione, di questa loro attività, un'integrazione al reddito delle loro famiglie, una misura straordinaria che ha visto utilizzare delle risorse risparmiate in Consiglio regionale, e questo consentirà a tante persone di avere un beneficio economico che può andare intorno ai 2.000 o 3.000 euro e allo stesso tempo è una misura straordinaria che deve essere fatta in maniera tempestiva, chiediamo velocità nell'erogazione delle risorse e del bando e soprattutto la Toscana acquisisce un patrimonio di carattere culturale perché non vengono dati risorse a pioggia ma verranno chiesti in cambio delle opere che consentiranno nell'ingegno di fare
tesoro, diciamo, di questa che è stata un'esperienza dura, quella del Covid, nella nostra regione, e che ha visto un settore come quello della cultura e dello spettacolo essere danneggiato più di altri. Chiederemo appunto che nel frattempo anche nei musei, nei cinema e nei teatri si possa poi riaprire e si possa rifare attività, magari rispettando le stesse regole che vengono rispettate nelle televisioni o nelle attività di carattere sportivo agonistico. Il mondo dello spettacolo, il mondo della cultura, il mondo dell'arte, il mondo della creatività ha subito sicuramente un anno difficilissimo. Per questo il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di mettere 1 milione di euro a disposizione di tutti quei protagonisti di questo mondo, però ha cercato di chiedere uno sforzo anche a loro, ovvero di portare un contributo progettuale nel valorizzare l'identità toscana. Noi siamo fortemente convinti che la Toscana abbia un pozzo di petrolio non in ogni città ma in ogni singolo borgo, in ogni piccolo paese, che è rappresentato appunto dalla bellezza, dal bello, e per questo siamo molto felici che la Regione Toscana impegni 1 milione di euro per valorizzare tutto questo, per regalare ai nostri figli un patrimonio culturale, artistico, spettacolare di 1 milione di euro che potrà essere utilizzato anche nelle scuole appunto per valorizzare, per difendere e supportare questa identità toscana che è uno degli aspetti più belli di questa regione. No, credo che il Consiglio regionale questa volta abbia dato dimostrazione di come, quando si riesce a lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini, delle imprese, delle famiglie toscane, si riesce anche a dare una risposta, naturalmente nei limiti del budget e delle risorse che il Consiglio regionale ha, ma abbiamo fatto una scelta chiara tutti insieme. Il mio ringraziamento va all'ufficio di presidenza, al presidente Mazzeo, ai vicepresidenti Casucci, al vicepresidente Scaramella, a tutto l'ufficio di presidenza nella sua completezza, perché ha portato una proposta che ha fatto una sintesi fra le proposte e tutti i gruppi consigliari avevano sottoposto all'ufficio di presidenza. Da un lato la cultura, dall'altro il mondo dello sport, compreso i maestri di sci, quindi un aiuto concreto a tutti quelli che oggi sono più in difficoltà. La scelta è stata quella di dare risorse a chi è stato escluso dai ristori nazionali, dai ristori della giunta regionale. Questo naturalmente per noi non basta. Chiediamo alla giunta di fare un salto di qualità in più, di mettere più risorse a disposizione soprattutto delle attività commerciali, perché i tempi che ci aspetteranno sono tempi estremamente difficili e perché rischieremo la chiusura di tante imprese e questo non possiamo permettercelo. La legge, composta da 7 articoli, prevede interventi di sostegno una tantum anche a fronte di iniziative culturali per la valorizzazione dell'identità toscana. I beneficiari, che potranno ottenere contributi nel limite massimo di 3.000 euro ciascuno, saranno individuati mediante un avviso pubblico. La legge prevede inoltre la copertura di 1 milione di euro con affidamento all'istruttoria delle domande di concessione di contributo a Sviluppo Toscana S.p.A. per un costo complessivo di 50.000 euro. La tragica morte di Niccolò Ciatti è approdata in Consiglio regionale, è stata approvata all'unanimità una mozione in merito alla richiesta dei familiari di Niccolò affinché il processo in Spagna riguardante il figlio giunga a conclusione prima della scarcerazione dell'imputato. Chiedere giustizia per Niccolò Ciatti. Lo prevede una mozione in merito alla richiesta della famiglia affinché il processo in Spagna riguardante il figlio giunga a conclusione prima della scarcerazione dell'imputato, che è stata approvata dall'Aula del Consiglio regionale durante l'ultima seduta con voto favorevole dell'intero Consiglio. L'atto, che vede come primo firmatario Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, impegna il Presidente e la Giunta regionale a sollecitare le autorità spagnole affinché il processo, che vede quale principale imputato Rasul Bisultanov, si concluda prima della scadenza dei termini di carcerazione preventiva dello stesso cittadino ceceno, ossia entro agosto 2021. Il rischio enorme che ad agosto del 2021 l'omicida di Niccolò Ciatti possa essere rimesso in libertà ha spinto Fratelli d'Italia a presentare un atto sul quale abbiamo trovato la convergenza di tutto il Consiglio regionale. Ringrazio i colleghi Merlotti, Vannucci e Galli che l'hanno anche voluta sottoscrivere. È una mozione che altro non fa che impegnare la Regione Toscana al fianco degli altri enti, penso al Comune di Scandicci, penso al Governo nazionale, perché i ministri Bonafede e Di Maio si sono sempre mossi in questa direzione e quindi, pur non facendo parte della mia forza politica, riconosco loro un impegno in questa direzione. È assolutamente necessario che l'Italia,
l'Italia come Stato pretenda che il processo all'assassino di Niccolò Ciatti venga celebrato entro l'agosto di quest'anno, perché sarebbe intollerabile e inaccettabile che questo signore che ha deliberatamente ammazzato Niccolò fosse rimesso in libertà. Perché se questo viene rimesso in libertà da un carcere francese, stiamo parlando di un cittadino ceceno, questo il giorno dopo è un latitante, e alla famiglia Ciatti noi facciamo anche il secondo torto, dopo quello di aver visto la scomparsa del loro figlio, vedere anche un processo senza l'imputato seduto al tavolo degli imputati, e questo sarebbe intollerabile per l'Italia tutta. Quindi la Spagna ha voluto legittimamente tenersi il processo in terra spagnola, adesso lo celebri e lo celebri nei tempi adeguati. Si è vicini alla famiglia cercando di dare concretezza ad una legittima richiesta. Portare a processo l'esecutore materiale dell'omicidio, perché di questo si tratta, di Niccolò Ciatti, e possibilmente anche impegnarsi per portare a processo anche i due coautori, perché poi erano tre le persone che hanno perpetrato questo gesto delittuoso, l'omicidio appunto di Niccolò. Non è stata, e non conterebbe niente, ma non è stata una rissa, futili motivi, non c'è stato un diverbio prima che potesse portare a quello che è accaduto. Niccolò è stato individuato e volutamente e barbaramente ucciso dal ceceno e dai ceceni, con la collaborazione appunto dei due che erano insieme all'esecutore materiale. Quindi la richiesta, per farla breve, è quella che tutti si impegnino affinché si arrivi prima di agosto ad una definizione che consenta di dare giustizia a Niccolò. Beh, credo che sia un atto doveroso, perché dobbiamo stare vicino moralmente, ma noi come assemblea regionale anche politicamente, affinché venga fatta giustizia. Venga fatta giustizia, ma soprattutto che non avvenga il 12, mi sembra che sia il 12 di agosto prossimo, la scarcerazione di questo individuo, perché il rischio potrebbe essere quello che lui possa anche poi dopo trovare sistemazione altrove e non essere più dopo perseguibile. Per cui credo che assolutamente debba essere fatto un processo, debba essere fatto nei termini e nei tempi più vicini. Dopodiché, ecco, io sono personalmente vicino alla famiglia di Niccolò. Tra le altre cose, è un nome che ci lega, è un nome, e mando un abbraccio forte a tutta la famiglia. Sì, ho firmato con grande convinzione questa mozione per chiedere giustizia nei confronti di Niccolò Ciatti. Dobbiamo pretendere che questo avvenga, deve avvenire tempestivamente, deve avvenire mediante una relazione forte con le autorità anche spagnole, e questo deve avvenire nelle prossime settimane. Lo chiediamo con forza, è corretto e importante che tutte le forze politiche si stringano intorno alla famiglia per chiedere giustizia per quello che è stato un attentato violento nei confronti di un nostro ragazzo toscano. Oltre a Bisultanov, tra gli imputati potrebbe esserci anche un secondo cittadino ceceno, raggiunto da un mandato di cattura internazionale in Francia. Per l'arrestato è stata chiesta l'estradizione. Ha parlato del progetto Uffizi Diffusi, che dovrebbe partire entro 3 mesi, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Heike Schmidt, durante un'audizione in Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana. Almeno 60, ma anche 100 sedi per gli Uffizi Diffusi, progetto in partenza in 90 giorni. È quanto ha detto il direttore della Galleria degli Uffizi, Heike Schmidt, durante un'audizione in Commissione Cultura del Consiglio regionale della Toscana sul progetto di diffusione dell'arte sul territorio regionale messo in cantiere dal Museo Fiorentino. Schmidt ha spiegato che il cuore dell'operazione sarà la Villa Medici Ambrogiana di Montelupo Fiorentino, dove si era recato in visita nei giorni scorsi. Sì, allora ci sono già alcuni centinaia che erano storicamente qui e credo che tutti quanti dovrebbero tornare, così come a Careggi ci sarà soprattutto opere del 400 e di Carlo di Medici. Questi erano artisti che erano attivi proprio in quella zona, così come invece a Livorno con il recupero delle terme del Corallo sono opere del Liberty.
opere d'arte al momento non fruite dal grande pubblico in quanto custodite nei depositi della galleria potrebbero tornare così nei luoghi da cui sono state prelevate. Il piano prevede il coinvolgimento di molti luoghi sottoutilizzati o addirittura abbandonati della Toscana, come ad esempio le Terme del Corallo a Livorno. Un piano che dovrà incominciare a prendere forma entro 3 mesi, ha spiegato Schmidt alla Commissione, ma che richiederà di certo più di un anno per il suo completamento. Termina qui l'informazione da Toscana Parlamento, tutte le informazioni dal Consiglio regionale sono rimandate alla prossima puntata. Grazie per averci seguito.